Bene, 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 bene. Giornatina leggermente negativa, inizia la settimana cripto in rosso, ragazzi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Fine mese, siamo in fase chiusura del ciclo mensile di Bitcoin e di Ethereum. Inizia una fase delicatissima, ragazzi, perché come abbiamo visto nei precedenti video, l'up delle scorse settimane che un po' ha dato respiro alle criptovalute potrebbe avere i giorni contati, ed era proprio questo il dubbio che avevamo posto nei precedenti video e che merita una risposta proprio dal mercato, andando a guardare quelli che sono gli atteggiamenti del mercato nei prossimi giorni. Ci sono state delle importantissime questioni legate ai mercati delle criptovalute nella scorsa settimana. Secondo me la più importante di tutti è la questione di Tesla, che esce fuori dall'investimento in Bitcoin ed ha in sostanza, ragazzi, una perdita importante. Al di là della questione della quantificazione della perdita, se avevano venduto prima, avevano venduto dopo, perché hanno venduto, sono stati costretti o meno, c'è dubbio che l'operazione Bitcoin di Tesla è un totale fallimento. Questo perché non era certo, anche se hanno guadagnato qualcosa, ma non è così, almeno questo dai dati, ragazzi, sembrerebbe proprio che non era questo l'obiettivo iniziale di Elon Musk. Quindi in sostanza un po' Elon è venuto è stato toccato in questi ultimi mesi, ragazzi, prima la questione di Twitter che non va in porto, poi la questione Bitcoin, tutta la fanfara dello scorso anno, praticamente una smacco per Tesla, perché alla fine sembrerebbe essere stata obbligata a chiudere questa operazione, quindi forte perdita. È vero che c'è dietro una componente anche di analisi del mercato, e che quindi l'uscita di Tesla da Bitcoin è anche legata al fatto che si aspettano un ulteriore ribasso dei mercati finanziari. Questo è tutto da vedere, ragazzi, e anche il fatto stesso che moltissime di queste operazioni degli istituzionali, ad esempio, che avete visto nello scorso anno, sono state fallimentari come quelle di Tesla, perché anche se avessero guadagnato qualcosa con qualche magagna, è comunque un'operazione fallimentare, perché non era certamente questo il loro obiettivo, ragazzi, non era l'obiettivo di fare un trade su Bitcoin, assolutamente. Sarebbero usciti, diciamo, nei massimi storici, avrebbero gestito la cosa in maniera decisamente diversa. Questo è stato proprio un errore di gestione del capitale, che come vedete fanno anche gli istituzionali, anche le grandi balene, proprio perché questo mercato è molto complesso, a prescindere da questo, a volte essere più piccoli in questo mercato dà l'agilità per stare un po' ai venti di tempesta, sulle onde, in maniera migliore rispetto ai giganti. In questo caso Davide Golia è la metafora corretta. Va bene, allora vediamo analisi ciclica, analisi tecnica di Bitcoin e un po' andiamo a cercare di rispondere se questa settimana può essere un po' la chiave, ma sembrerebbe proprio così, ragazzi. Ci sono alcune discrepanze ancora che andremo a vedere sui future Bitcoin. Ho messo su anche il grafico del future Ethereum per dargli un'occhiata, perché no. Ma prima di andare avanti vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e domani mattina 26 di luglio, martedì, ragazzi, 26 luglio alle ore 10 fino alle 18, Trading On Contest 2022 Summer Trading On Contest 2022, ragazzi, una gara di trading, vi aspetto. Avete tutte le i dati per la registrazione alla Summer Trading On Contest sul mio canale Telegram gratuito, vi lascio il link in descrizione. Basta registrarsi su FTX e andare ad aprire l'account seguendo una video guida che ho già pubblicato, c'è il link, lo trovate sul canale Telegram. È facilissimo a registrarsi al contest, $1000 il primo premio messo a disposizione da FTX, ragazzi, e una gara di trading a tutti gli effetti. Vince chi fa più profitto secondo delle regole. Allora, il capitale minimo di partenza sarà $100 e il capitale massimo $1000. Abbiamo messo un paletto al minimo e al massimo per evitare di facilitare chi aveva troppi capitali, perché l'obiettivo di questa gara è quello di far partecipare più persone possibili e formare più persone possibili, quindi proprio mettervi in gioco, ragazzi, che questa è la cosa bella. Si può usare la leva, potete fare trading su tutti i future delle criptovalute, e chi fa la percentuale maggiore alla fine del contest vince. Ci sarà un bot che abbiamo messo in piedi noi, che
andrà a monitorare tutti i wallet, tutte le operazioni che vengono effettuate per fare la classifica finale come una corsa dei cavalli. Domani alle ore 10 in live sul mio canale YouTube tutta la manifestazione verrà trasmessa, ci saranno anche degli ospiti. Adesso invio un po' anche qualche richiesta, vediamo chi si aggiunge, che vuole parlare, perché faremo anche tanti interventi, perché durante la live non solo guardiamo il contest ma parliamo anche di formazione, trading, analisi su Bitcoin. Quindi domani una super live gigantesca, 8 ore, poi magari la taglio, la precedente di Natale ragazzi era venuta molto bella, quindi FTX ragazzi andate qui, vi registrate eccetera, tutta la guida all'interno del mio canale Telegram. Vi aspetto domani, ci divertiamo alla grande. Ovviamente queste cose non sono diciamo non servono a fare scommesse o quant'altro ragazzi, ma servono a formarsi, che è la cosa più bella, a stare insieme in community, a fare una gara, che poi è la cosa più bella proprio per capire come funzionano questi mercati. Se continuo così domani ci troveremo dei mercati fortemente in fanfare. Andiamo a vedere l'analisi ciclica, iniziando da quella di Bitcoin, ragazzi, sul mercato dello spot. Allora, in questa struttura abbiamo ancora il dubbio se seguire il mercato di seguire Bitcoin sul spot o seguirlo sul future, che ha una formazione, come vedete, leggermente più standard per la struttura ciclica, mentre il grafico spot del appunto Bitcoin vero, diciamo così, è molto complesso da distinguere. Sembrerebbe proprio che il mercato stia andando a chiudere questa struttura di mensile, che sembrerebbe in linea con le attese proprio da questo minimo del 18 di giugno, perché siamo a 37 giorni, 25 luglio, ci siamo, 37-40 giorni, un pochino lungo, ma ci può stare. Sembrerebbe che il mercato stia chiudendo proprio questo ciclo mensile. Ora, la questione è questa, ragazzi. Se il ciclo mensile rispetta Bitcoin spot, quindi quello vero, e chiude a breve, poi inizia un nuovo ciclo mensile ed è un po' l'attesa che abbiamo, ragazzi, cioè il fatto che il massimo di questa fase dei mercati delle cripto venga sviluppato nei primi giorni del mese di agosto. Se così fosse, mancherebbe ancora un guizzo, uno swing rialzista dei mercati dopo questa chiusura del ciclo mensile. Attenzione però, perché ci sono tante nubi all'orizzonte, in quanto la questione dell'analisi macroeconomica è sempre la stessa, ragazzi, e la debolezza dei mercati, anche hold, in questo periodo rimane invariata, tutto è rimasto invariato. Quello che cambia in sostanza è il fatto se questo ciclo trimestrale, probabilmente un paio di mesi circa, sarà rialzista o in barra di congestione. Perché ragazzi, se è ribassista come gli altri non c'è scampo. Da qui in poi probabilmente, anche se il mercato dovesse iniziare a tentare uno swing rialzista, non ce la farà a fare nuovi massimi o farà un doppio massimo con questo livello, e dopodiché scende senza limiti sotto il minimo del 18 di giugno. Quindi questo, se la struttura ciclica che ha chiuso qui non è un ciclo che può stare in barra di congestione, difficilmente un eventuale ciclo mensile che inizia, dovrebbe iniziare tra pochi giorni, tra qualche giorno, può superare, magari lo tocca ragazzi, magari ci va qualche dollaro su, però in sostanza questa è la figurazione che poi dovremmo avere. Ora, una cosa del genere rientra nella struttura dei precedenti cicli di Bitcoin, quindi significa che in questo caso qui non c'è stata chiusura dell'annuale, non c'è stato niente di che, semplicemente uno swing come il precedente, che vedete che ha fatto un mese al rialzo, il secondo mese ha fatto l'hype con la parte qui e poi la chiusura. In realtà questo era il massimo del terzo mensile, però in sostanza avete capito il concetto, cioè questa fase qui, se è ancora appartenente al precedente ciclo, non può che essere ribassista, e quindi può fare una cosa del genere, ma poi deve iniziare a fare una cosa così. Al momento quindi l'unica speranza per far restare, diciamo, in piedi un po' i mercati, anche in barra di congestione, è che questa struttura ciclica sia o l'ultimo pezzo di un annuale ribassista, e quindi di una specie di annuale di bear market, che vada a portare i mercati molto più in là dopo, verso ottobre, quindi che duri altri 3 mesi, allarghi
in sostanza il tempo in maniera tale da perdere tempo, tanto tempo, e fare barra di congestione su e giù, su e giù, su e giù, senza intaccare in maniera pesante i nuovi minimi. Cioè significa che può fare minimi vicino, magari facendo una cosa del genere, a questa struttura. Ora ho fatto proprio, insomma, uno zigzag da elettrocardiogramma. Comunque stare vicino a questa fase, facendo una specie di barra di congestione. Questa è una ipotesi che indicherebbe che qui è stato comunque chiuso anche il ciclo annuale, insomma, e quant'altro. Quindi questa la valutiamo. Io al momento resto dell'ipotesi primaria, quella che vi ho spiegato nell'ultima live, quando mi avete fatto la domanda qual è la possibilità che i mercati continuano questo trend rialzista. Io vi ho detto che la soluzione attualmente data dai dati che abbiamo disponibili ci porta ad avere una maggiore probabilità che il trend ribassista continui nei prossimi mesi, mentre invece i dati disponibili ad oggi non ci danno un'informazione che su quel minimo è stato chiuso un ciclo superiore, che quindi può respirare per tanti tanti altri mesi. Quindi al momento la soluzione è questa qui, ragazzi, ed è una questione estremamente rilevante, perché da questo dipende anche il futuro di alcuni mercati. Vi faccio vedere un grafico, che è quello della dominance, che porta proprio un altro tassello a favore di questa view e che quindi dobbiamo estremamente proteggerci, come vi ho già spiegato, nelle prossime settimane, ma anche possibile, perché no ragazzi, anche optare per alcune strategie magari di short selling, di copertura su soprattutto alcune cripto eccetera, che può essere interessante. Io, a dirvi la verità, sto optando per alcuni trade a rialzo long, proprio nell'idea che il mese di agosto, le prime decade di agosto, il mercato tenti una nuova struttura di massimi. Qualora fa una cosa del genere, porto a casa qualcosa. Ho fatto una serie di video proprio sulle top 5 con i trend migliori per quanto riguarda le criptovalute, che sono solo per trading appunto di qualche settimana. Qualora questa cosa non dovesse avvenire e Ethereum soprattutto invertisse il trend in maniera importante, questa cosa è un po' un si salvi chi può, no? Però io al momento l'ho giocata a quella mano, ragazzi, so i rischi che mi sto prendendo per ovvi motivi, perché è un controtrend palese. Però dovessimo essere, diciamo, invece in uno snodo che ha meno probabilità, ma ci possono essere sempre probabilità che il mercato viri poi in un ciclo rialzista, perché no? Io qualche gettoncino l'ho messo nella gestione, ovviamente già con stop loss inseriti e quant'altro. Alla fine fa parte dell'attività da trader. Questa è la dominance, ragazzi. Perché la dominance è fondamentale? Perché nell'annuale nuovo, che è iniziato il 10 gennaio, la settimana del 10 gennaio 2022, la dominance ha già una fase importante di massimo, che è questa qui intorno ai 48, e poi ha fatto la chiusura del ciclo semestrale, probabilmente la sta facendo qui, o di un terzo del ciclo annuale, poi questo lo vedremo con calma. E è una chiusura profonda. Allora, non mi aspettavo una chiusura così profonda, cioè non mi aspettavo che Ethereum guadagnasse così tanta forza relativa su Bitcoin, ma soprattutto che Bitcoin non avesse tanta forza relativa. Questa cosa, ragazzi, ve lo dico in maniera molto chiara e netta, è la cosa che mi piace di meno proprio di questi mesi del mercato cripto, perché sembra non giocare a favore della durabilità di questo mercato e dell'affidabilità di questo mercato. Un Bitcoin debole rispetto alle altre criptovalute, troppo debole in una fase di bear market, chiamiamola così, è molto negativo nei confronti dell'intero mercato cripto, almeno in questa fase. Quindi è necessario, per il perdurare negli anni, lo sviluppo continuo di questo mercato, che Bitcoin mantenga una sua posizione di leadership quantomeno per un altro anno, due anni, e soprattutto si mantenga forte nei periodi di bear market come strumento difensivo. Non bastano le stablecoin, anche Bitcoin magari non può tornare alla dominanza di prima, ma Bitcoin deve assolutamente mantenere un approccio di forza nei confronti delle altcoin nel momento in cui si va giù. Questa cosa però sembrerebbe proprio indicare, ragazzi, intanto questo è un primo mini trend al rialzo, anche se è troppo pronunciata questa cosa, soprattutto questa settimana che ha fatto un crollo della dominance, vedete, di meno 8% rispetto ai massimi raggiunti. Una cosa del genere, ragazzi, però indica che questo ciclo poi sia in fase di chiusura. Ora, dovesse iniziare un nuovo ciclo, potrebbe anche essere che Bitcoin salga fino ai massimi di questo ciclo della dominance. Questo ciclo della dominance
in teoria, se è un ciclo annuale al rialzo, porterebbe i massimi in questa fascia di tempo qui, cioè tra ottobre, eccola qui, vi faccio il disegnino come sempre, tra fine ottobre e la zona di dicembre, questa zona qui, temporale. Allora, se fa una cosa del genere, questo grafico della dominance se rialzista, significa che può fare un massimo nei prossimi mesi e poi chiudere il ciclo annuale della dominance. Ragion per cui, ragazzi, se fa un massimo nei prossimi mesi e se questo grafico ha ragione, nei prossimi mesi i mercati dovrebbero tornare a scendere. Questo purtroppo è un tassello molto negativo che dobbiamo monitorare nei prossimi giorni ed è importantissimo fare questa cosa. Quindi abbiamo, per riepilogare il tutto, abbiamo 5-6 giorni alla chiusura di luglio e poi una quindicina di giorni dove potrebbe esserci un tentativo di nuovi massimi da parte di Bitcoin ed Ethereum fondamentali, quindi gli ultimi 15, 10, 20 giorni, questi finali qui. Se non lo fa, ragazzi, probabilmente abbandoniamo l'ipotesi di un tentativo di ripresa di un ciclo più importante e ritorniamo all'ipotesi madre, che è sempre quella, cioè il reversal short di questo tipo di trend, che è stata una correzione di qualche mese, di un mesetto, per poi ritornare al trend principale che in questo momento è ribassista, non è rialzista. Allora, tutto questo gioco è per dirvi, ragazzi, che al momento si tenta ancora la strada long per un'eventuale fase di up, almeno quello che sto facendo io, ma qualora arrivassimo veramente in quella fase lì, poi remi in barca, stiamo a guardare, vediamo che succede e soprattutto prendiamo delle posizioni poco volatili, poco a leva finanziaria, gestite bene il vostro portafoglio diversificando tra diversi investimenti, non soltanto magari anche criptovalute, qualcuno di voi ama anche il mercato hold che va benissimo anche in queste fasi, ragazzi, diversificate, soprattutto tenete anche liquidità, perché è una fase in cui la liquidità può essere molto utile, magari dovessimo fare qualche buy the dip, oppure magari, perché no, se i mercati invertono poi un trend, compriamo magari un po' più in là, però con maggiore garanzie di trend invertito. Questo grafico della dominance, stampatevelo in testa, se fa questo Bitcoin vuol dire che da qui in poi incominciano una nuova fase discendente tutti i mercati, e lì ok, la dominance sale, ma Bitcoin probabilmente non reggerà sopra i $18,000, quindi a quel punto scenderà ulteriormente. Andiamo a vedere l'altro grafico, che è quello del Future CME, giusto per farvi vedere come in questa fase Future CME di Bitcoin e di Ethereum, li guardiamo insieme, sono molto interessanti, perché questo grafico del Future CME è molto più pulito, vedete, e soprattutto sta facendo invece una figurazione diversa dallo spot e più bella, ragazzi, perché sta toccando, vedete, le due medie, quindi ha fatto un breakout della due medie, un'inversione del trend di breve periodo e un pullback dall'alto verso il basso. Qualora dovesse confermare questo pullback, quindi con una giornata domani e dopodomani di verde che vada a recuperare magari queste zone qui, allora, cioè 22.000 e qualcosa, 23, questa zona qui, allora probabilmente avrà indicato che le due medie sono state utilizzate come supporto. Questo è importante perché vuol dire che validerà con un pullback il nuovo trend al rialzo. Una cosa estremamente importante, ragazzi, che può avere, diciamo, notevole ripercussione appunto proprio nella prima decade di agosto, che poi è quella che ci interessa, perché potrebbe fare questo famoso appettino. Quindi vedete un po', ancora una volta non abbiamo le idee chiare, però è la prima volta che lo realizziamo il CME, e però io me lo tengo qui, ragazzi, perché è un'indicazione che secondo me è interessante. Guardate, anche qui c'è il pullback delle medie, però guardate come è frastagliato qui con questo stop hunting che hanno fatto i mercati prima del vero breakout. Adesso è rientrato qui, sta testando l'area di resistenza. Ho fatto anche un video nel corso It's Trend Time Basic 2.0 dove spiego proprio come si usano queste due medie, ragazzi. Comunque in questo caso fungono da supporto, area di supporto. Questa è una tecnica che ho preso da Helder, un libro bellissimo, diciamo, anche uno studioso molto molto bello. Andiamo a vedere anche il grafico di Ethereum con il Future, e qui la questione è un po' più frastagliata perché sembra aver chiuso il gap che c'era sul
future di Ethereum, questo gap che era avvenuto proprio il 13 giugno, e niente ragazzi, è salito, l'ha chiuso, ora fa la candela rossa, non è una cosa buona. È vero che Ethereum ha toccato una resistenza importantissima, che è proprio la precedente fascia di minimo che reggeva tantissimo, perché era il minimo dell'annuale, e quindi una volta breccato questo minimo dell'annuale, che facesse un pullback indietro ci stava assolutamente. Ovviamente non è detto che lo fa, ragazzi, altrimenti qui andavamo veramente a fare il bancomat. Però questo tipo di figurazione valida in sostanza il breakout, quindi non è che è un ritorno indietro, è semplicemente una validazione di questo breakout. È da adesso in poi che il mercato prende le sue direzionalità. Cioè nel momento in cui va a validare questo livello come una nuova resistenza, a quel punto scende e può continuare tranquillamente a rompere questo minimo. La cosa diventa quindi estremamente rischiosa. Se invece riesce a sostenersi al di sopra di queste medie, per esempio, come gli altri, fa la chiusura del ciclo mensile, perché anche qua ragazzi vedete il ciclo mensile dovrebbe chiudere alle porte, questo è il grafico del future di Ethereum, e poi da qui inizia e risale sopra questo livello, allora tutto ok, perché avrà eliminato il rischio pullback e quindi la nuova resistenza. Quindi deve fare questa figurazione per diciamo star bene, altrimenti nel momento in cui va, per esempio, dimostra debolezza, non reggono queste medie, va un po' più giù, la questione si mette male anche su Ethereum e porta sempre alla origine, al trend originario, che è quello ribassista in questa fase. Bene, detto tutto questo ragazzi, io vi aspetto domani 26 di luglio alle ore 10 sul mio canale YouTube. Parte il Trading on Contest Summer 2022, la gara di trading, $1000 di premio messi a disposizione da FTX, e sono contento di stare insieme a voi tutto questo tempo. Ovviamente io non parlerò 8 ore ragazzi, metteremo anche la musichina di fondo e lasceremo diciamo la classifica dei trader, però poi analizzeremo un po' il comportamento anche dei trader, quali sono le strategie, gareggerò anche io anche questa volta ragazzi, e saremo insomma in tanti a scambiarci una serie di opinioni. Quindi vi aspetto domani ragazzi, tutti i link per registrarvi sul mio canale Telegram. Ciao a tutti, vediamo se Bitcoin domani dopodomani si riporta sopra i 23 e ci dà un nuovo start, e vediamo questi 10 giorni di agosto importantissimi per fare un nuovo massimo. Ce la faremo? Vedremo un po' ragazzi, ok? E ciao a tutti, ci vediamo domani, ciao!